Ah, ci risiamo. Desmond? Puoi sentirci? Sì, cos'è successo? Il tempio ha scatenato l'effetto osmosi. Sei crollato e hai perso conoscenza. E ovviamente mi avete messo nell'Animus invece di, che so io, vedere se stavo bene. Non sei in pericolo. E poi il tempio sembrava comunicare con te. E non voglio rischiare di interrompere la connessione, almeno finché non scopriamo cosa vuole. Già, ma certo. Senti, io... No, va bene, capisco. E so anche cosa devo cercare, in realtà. Una chiave. Solo che non so dove si trovi. Forse per questo lei ha scatenato l'effetto osmosi. Lei? Giunone, papà. È lei che mi parla. Ok, Desmond. Mentre eri in gita a Costantinopoli, abbiamo caricato un aggiornamento per l'Animus. Vorrei fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi. Va bene. Cosa vuoi che faccia? Iniziamo dalle basi. Raggiungi il segnale. Ok, Desmond. Adesso prova ad arrampicarti un po'. Acrobatica lungo quel percorso. Una cosa importante, ci sono degli obiettivi aggiuntivi che migliorano la sincronizzazione. Bene, Desmond, segui le istruzioni a schermo e uccidi due templari. Qui è facile, devi soltanto saltare. Il livello di sincronizzazione è buono, ora dovremmo poter ricreare l'ambiente. È ora di scoprire cosa vuole il tempio da te. Signore? Signore? Va tutto bene, signore? Sì, certo. Sono solo preoccupato, tutto qui. Non scordate l'invito. Mastro Birch vi aspetta all'interno. Grazie. È un piacere. Dove devo attendervi? Di fronte all'opera. Le fai alla svelta. Non resterò qui a lungo. Me ne occuperò subito. L'invito, per favore. Vuole darmi il soprabito, signore? Signore?
Signore e signori, siete cortesemente pregati di accomodarvi in sala. Buonasera, signore. Di qua, prego. Chiedo venia. Buonasera, Ethan. Reginald? Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. Lo vedete? The statesman, because he's so great, thinks his trade as honest as mine. È seduto in un palco lassù in alto. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. L'ho già fatto. Both against rogues and for all. For 'tis but fitting that we should protect and encourage cheats, since we live by them. Sir, Black Maul at St. Word of Trial comes on in the afternoon. Le mie umili scuse. Chiedo venia. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gay, sir, is found guilty. No lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may mention a book here. For Tom Gay. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation, so I can get more by her staying in. Betty hath brought more goods into our locked ear than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end of partridges fly. Was the breed the game to pick on? Jared sta davvero infiammando la platea stasera. È fantastico. Ethan, dovevi venire da me. Avremmo trovato un altro modo. Sì, ma così l'avresti saputo. Per quel che vale, mi dispiace. Anche a me. Ciao.
Calma, prego! Eccolo! È lui che l'ha ammazzato! Quell'uomo là! Fermatelo! Un uomo è stato ucciso nella balconata! Io non c'entro nulla, lo giuro! Perquisitelo, è armato? Chiedo scusa, signora. Avete notato nulla di sospetto? Non spingete, prego! Non sanno chi sta! Un momento! Siete certi? Non c'è pericolo! Pensateci! Vi richiamo all'ordine! È successo lì, su quel palco! Andarcene. Che ci fanno c'è quegli uomini qui? C'è uno che ammazza la gente, io me ne sto al sicuro! Muoversi! Muoversi! Ordine, vi richiamo all'ordine! Idiota! Dove state andando? E com'era l'opera? Assai noiosa, a dire il vero. Andiamo allora? Già, a Fleet Street. Come desiderate. Affascinante. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Ah, i nostri cari amici. Regnarono, distrussero, poi sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro. Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Sono ancora un enigma i nostri precursori. Ma di questo sono certo. Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sarà inestimabile. Oh, per i nemici, se ci arrivassero prima. Non accadrà, lo sapete bene. Presumo sappiate già dov'è questo deposito. Signor Harrison? Signori. Che cosa dicono i vostri calcoli? Credo che il sito si trovi all'interno di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso. Vorrei poter essere più preciso. Va bene. È un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato, Mastro Kenway. Vorremmo che vi recaste in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate. Sebbene un compito di simile importanza richiede abilità maggiori delle mie. Ma certo. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per noi. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra missione. Con loro al vostro fianco sarete tranquillo. Bene. Sarà meglio che vada. Sapevo che potevamo fidarci di voi. C'è un viaggio pagato per Boston. La nave salpa all'alba. Andate, Ethan, e onorate la nostra causa.